Siamo qui al negozio di spezie. No, spezie, sono cose da prendere così. No. Sono patatine. Sono patatine, snack, cose da prendere. Sì, ditemi, dai. Sono cose da prendere un po' a peso, ecco, mi veniva il termine, a peso. E abbiamo comprato un sacco di cose buonissime, tipiche loro, che non so, non mi ricorderò mai il nome perché c'è scritto solo sulla scatola, c'è scritto non sul sacchetto. Però si prende appunto a peso, e quanto le volete in sostanza, ci sono caramelle. Penso che vi vediate un po' intorno a me, vedete ci sono lì le scatoloni di là, quelle lì. Le scatole voi prendete quanto ne volete, potete anche aprire e assaggiare, qua tutto un po' così, come norma igienica appunto un po'. Così, però io ho detto che se ne frega, ho assaggiato di tutto e di più, gli stavamo assaggiando tutto il negozio, per me questi ci odiano. Abbiamo assaggiato quasi tutto quello che avevano, però ho comprato due tre cosine da mangiare. Questa è la mia spesuccina, che ora vi farò vedere. Fabio è arrabbiato perché non gli ho comprato i dolci. No sweets for you, honey. La intana ha fatto spesone, super spesa. Ti faccio vedere che cosa ho preso io. You have told to the camera, this go to YouTube in time, yes! Non so se avete sentito, chi ha sentito, chi non ha sentito, non ha sentito, perfetto. Però vi faccio vedere cosa ho preso io un secondo. Abbiamo preso questi che sono troppo buoni, sono praticamente delle Dixie giganti, ma un po' speziate, sono stranissime. Costavano pochissimo, tipo 50 centesimi, questo pacchettino così da assaggiare. Ho preso poi queste specie di patatine glassate, che mi ha spiegato la Intan, che sono una parte di un frutto chiamato melingio, non sa il nome in inglese, mi dispiace, melingio, e sono tipo dolciastre, un po' piccanti, sono stranissime, ma sono molto buone, le ho assaggiate, sono buonissime. E per finire i pisellini pastellati, come quelli che ci hanno dato in aereo, che divento matta. Da Scoop invece, che è un negozietto adorabile, che ha cose carinissime, ho comprato delle cose, so se potete vedere, ecco qua, hanno delle cose adorabili per la casa, bellissime, però ve le faccio vedere tutte in un video a parte, ci sono cose carinissime, scusate, per la casa, vedete, piccole lavagnette, piccoli innaffiatoi, vedete? Così, piccoli innaffiatoi, lavagnette, cose adorabilissime. Ho comprato tantissime cavolatine, vi farò vedere per un video a parte. Mio amore ha appena comprato l'orologio per casa e un regalino per me. Esatto. E siamo da Food Library, che è un posto, è un ristorante, da quello che ho capito, giusto? È un ristorante? Siamo sempre con Lintan che ci sta praticamente guidando in questi negozi tipici indonesiani. Con cibo. Citraland. Citraland è il centro commerciale che è più... una metà via tra indonesiano e occidentale. Che bello questo posto, bellissimo, wow. Ah, e qui si mangia, wow. No, ma guardate che storia, wow. Vorrei farvi vedere questo posto, che bello è per mangiare, sembra veramente una libreria, ma sono tutti piccoli ristorantini. Guardate anche qua che carine le seggiorine, c'è una finta libreria e ci sono i tavoli per mangiare. Ma che amore questo posto, no, è troppo carino. Voi non potete capire, cioè io poi che amo leggere, sono una divoratrice di libri. Questo posto è fantastico, si può anche andare da su a mangiare, c'è la finta libreria con i tavolini. Io, visto che abbiamo fatto un sacco di giri shopping, abbiamo preso la Coca-Cola. Qua la Coca-Cola in bottiglietta da 200 ml costa 4.000 rupie, che sono all'incirca 30 centesimi, 30-40, adesso oddio, il cambio a mente non lo so fare, io vi dico sempre a spanne, non prendete però colato la cifra esatta, 4.000 rupie sono all'incirca 20-30 centesimi. Io volevo farvi vedere questa bottiglietta di Coca che è adorabile, mi piace quella scritta così, guarda un po' le bottigliette di una volta, vedete la mia è la versione quella nuova, adesso le fanno tutte così. Mi sembra così old style, molto carina, penso la terrò, infatti me la porterò a casa. Lo spuntino dell'Entan, adesso deve mangiare per due. Fish? Fish? Ma... with the egg? C'è egg inside. Oh! Ah, you can... No. Povera Entan, deve rinunciare a tutto ciò che ama. No, ma vogliamo parlare della merendina della Intan, scusate. La noce di cocco intagliata. Non è cocco? Sì, è noce di cocco. Okay. Look at this. Man. You cannot hit the melon. No, you cannot hit. The melon. I can hit. Oh,
Benissimo! Come col Bonnie! Un'amica a dieta mi lascia le ciambelle, un'amica incinta mi lascia l'anguria, perfetto. Questa cosa sembra tipo uno yogurt, un liquido con la frutta dentro, il ghiaccio. Medicina. Medicina, buonissima! Medicine. It's like a medicine, so good. Antibiotica. Ora assaggio la sbobba qua che ho ordinato là in tavola, questa specie di cosa liquida col ghiaccio. Ma questo è bello il ghiaccio, io. Sarebbe meglio di no, però non ce l'ho più. Non è ghiaccio, gelatina per me. Ma veramente sciroppo per la tosse. Insomma, sta la sciroppo per la... No, anzi, sai di... No, dai, sai di ciunga sciolta. Tipo di bibabble sciolta. Ti ho usato, ciao. Quello con il cingone, sì, gigantesco in sciolto. È un watermelon. Esatto, il ciao sciolto. Col fischio. Per entrare me lo può mangiare. Non metterlo al mito del ciao proprio, anche però dai. Adesso assaggiamo il... questa noce di cocco intagliata, c'è proprio pezzetti di cocco dentro. Con ghiaccio e acqua, un misto di sbobo, aria. Assaggiamo. Madonna, sa proprio di... Prova, no? Quello di nuovo che non piace qua. Sa proprio di cocco. Abuso. It tastes like cocco. It's crazy. What is the baby? In indonesiano, tu devi dire taste like cocco. Oh, in suka, no. Come si dice? Clapa. Clapa è... Clapa. Clapa è il cocco. No, no, ma questo tipo si chiama conto. Io non ripeto quello che mi dici tu, non mi vedo, non ripeto. No, no, hai un'altra pizza. Caccia! Cos'è che animale è questo? Siamo da banda, anzi, Nauti, uno dei miei negozi preferiti. Oh, so scary! Oh, so nice! My love! Sembra un sultano! Ossi al vapore! Harry Poppins! Dove abbiamo appena fatto gli idioti, si chiama Nauti, ed hanno dei sacchettini troppo cute, guardate che dei sacchettini. Volevo farvi vedere quella ragazza là, che carina la divisa col cappellino, non ho idea di che negozio si tratti. Sì, bello, carino. La Intana è venuta a prendere, a scegliere un cibo per il bambino. Oh, Mozart, effect for them, for mom and dad. Let us first. So we have my private own concert.